Due decessi all'ospedale San Bortolo di Vicenza di persone contagiate dal virus H1N1, impropriamente chiamato influenza suina. Erano cinque le persone ricoverate nel reparto rianimazione, colpite gravemente dal virus, come riporta il giornale di Vicenza, tre donne e due uomini tra i 48 e i 70 anni, con un quadro clinico molto complesso a causa di una polmonite interstiziale che ha provocato una grave insufficienza respiratoria. Due di questi pazienti sono deceduti, due uomini, uno di 47, l'altro di 55 anni. L'ufficio stampa dell'Ulss Berica fa sapere che si tratterebbe di persone che presentavano altre patologie. In merito, in serata è stata diffusa una nota chiarificatrice da parte della direttrice del settore prevenzione Regione Veneto, Francesca Russo, che spiega come sia inappropriato parlare di influenza suina. L'influenza in questa stagione, spiega Russo, è caratterizzata dalla circolazione del virus. Si tratta del virus influenzale che circola in modo diffuso in tutte le stagioni dal 2009. Chiamarlo virus da influenza suina è un retaggio mediatico. Ogni anno i virus respiratori determinano un aumento dei ricoveri e della mortalità. Allo stato attuale è in linea con le stagioni influenzali del periodo prepandemico.